Stamani mattina, quando pensavo a Enrico, mi è venuta in mente la canzone di Giorgio Gaber, quella strofa che dice: "Io ero comunista perché Berlinguer era una persona per bene". Ecco, Berlinguer appariva proprio così, una persona, uno di noi, uno dei tanti, non era un leader lontano dalla gente, era uno tra di noi, veramente era considerato un amico e rispettatissimo anche dagli avversari. 100 anni fa, il 25 maggio 1922, nasceva a Sassari Enrico Berlinguer, l'uomo destinato ad entrare nella storia del Partito Comunista e della Repubblica Italiana. Ad Arezzo, per celebrare il centenario della nascita, arriva così nuovamente l'appello affinché venga rivisto il no ad intitolargli un luogo cittadino. Per ricordarlo, la proposta che facciamo è quella di intitolare a questa grande personalità che non appartiene soltanto alla sinistra, è una personalità nazionale che appartiene alla politica anche internazionale, di intitolargli una piazza o ad un parco. Intanto il centro di iniziativa politica e culturale Enrico Berlinguer, per i 100 anni dalla nascita, ha realizzato i manifesti che da alcuni giorni spiccano in città. Ha inoltre prodotto il libretto I pensieri lunghi ed infine vuol rendere disponibili i materiali relativi alla presenza di Berlinguer ad Arezzo nel luglio 1978, in occasione della festa dell'unità dedicata alle donne. Un grande innovatore, sto pensando, come dire, al grande lavoro, alla grande promozione della esperienza, diciamo così, femminile. Ha sostenuto le donne dell'allora PC. Io l'ho conosciuto quando è venuto ad Arezzo nel 78 per la festa nazionale delle donne comuniste. Veramente un uomo proprio semplice, uno di noi. Io ero una ragazzina, avevo 22 anni, eccetera, ma mi sono sentita come se fosse il mio vicino di casa, proprio per questo suo modo di fare che arrivava al cuore delle persone.